io penso sempre a loro, perché so che tutte le cose che io e lei ci raccontavamo quando stavamo insieme erano tutte... Tony, perché non ci veniamo a casa? Prima ci lo amma sotto a che sta, qui amo. Non fa niente, tengo l'impermeabile, tengo. Riguardiamo, scusate il ritardo, con Paolo Sorrentino, che da ragazzo aveva scritto una lettera a Massimo sperando di lavorare con lui. Mi ha sempre influenzato. Nell'ultimo film che ho fatto mi ha influenzato non in maniera inconscia, però in maniera conscia. Cioè io programmaticamente ho fatto delle cose pensando a Troisi, soprattutto il finale del film. È un finale proprio in... come erano i finali dei film di Troisi negli anni Ottanta, cioè che era una cifra che accumulava anche altri film negli anni Ottanta, cioè questa specie di finale improvviso, inatteso, quasi che chiamava il fermo immagine, ti ricordi? Molto come spesso no? I film, certo, finivano così. Se devo essere sincera? No. Perché mica... puoi dire pure una bugina, cioè siamo tutti e due, gli... ecco, non lo so, cioè... Che... Non ho avuto il coraggio di fare il fermo immagine, ma ci sarebbe stato bene. Ad ogni modo, a me mi ha sempre influenzato, perché io maldestramente ho sempre cercato di mettere nei film una dimensione comica unita a un'esplorazione dei sentimenti degli esseri umani. Quindi ho semplicemente provato ad imitare, con risultati, ma non lo dico per falsa modestia, nettamente inferiori, perché Troisi, come dicevi giustamente tu, è veramente un grande regista, oltre ad essere un grande comico e un grande attore, perché poi Troisi è stato anche un grande attore tout court. Professore, sono Vincenzo. Hai pulito le scarpe, Vincenzo? Sì, professore, qui. Vieni. Ho portato in mangiare, professore. Un attimo, quando finisco di correggere questo compito. E poi, ecco, forse la scena che avrei voluto fare, che invece non ho fatto, che io trovo una scena magistrale, è quando Massimo Troisi porta da mangiare al professore al piano di sopra, e io la trovo di una grandezza assoluta, che, ecco, forse non l'ho fatta, ma in qualche maniera l'ho fatta, perché pure io avevo la signora di sopra, a cui portavamo da mangiare, che ci bussava con la scopa,